ragazzi, bentornati e ben trovati sul mio canale. Io sono Magnus. Siamo sicuramente super contenti perché Lego Star Wars ci sta piacendo una marea e sono contento che vi piaccia. Naturalmente mettete un bel pollice in su, ma prima di andare avanti con la serie volevo salutare un nostro carissimo amico. Sto parlando di Player and Fun Game. Bro, spero che questo gioco ti piaccia, ma sicuramente ci sarà molto da divertirci, quindi andiamo avanti, dai. Lieti di riaverla, signore. L'ammiraglio Struttura vuole vederti subito, Lennero. Ah! Oh, eccoti qua. È bello rivederti tutto intero. Ora non c'è tempo per questo. Ne abbiamo tempo per metterci comodi. È arrivata un'altra missione. Priorità alta. Dobbiamo portarti subito su Jakku per recuperare informazioni chiave. Ti aggiornerò in viaggio. Non fa che parlare quello. E c'ha ragione. Ok, credo che questo sia free roam. Sì. Ah, ok. Segui i bottoncini guida per trovare il prossimo obiettivo. Ok, grazie. Quindi per adesso dobbiamo seguire la nostra guida, come al solito. Vi dico la verità. Come primo impatto mi è sembrato molto simile a Jurassic World, ma fatto molto meglio però, eh. Che vuole questo? Oh! Padron Poe, ho saputo che ancora una volta, con grande coraggio, partirà per una missione pericolosa. Le faccio i miei migliori auguri per la sua impresa. Dopo che avrà completato la sua missione, forse potrebbe anche tornare. Avrei piacere di rivedere con lei il mio ruolo fondamentale nel salvataggio dell'ammiraglio Akbar. Certo. Mazza, che nomi. Allora, tieni premuto quando controlli per rotolare velocemente e attraversare veramente l'aria. Ah, ok, fantastico. Ah, ok, quindi praticamente così possiamo andare velocemente. Qua che c'è? Scusate. Aspetta, qua. Ah, dobbiamo cambiare personaggio. Aspetta, fammi vedere un attimo una cosa. Così ci rendiamo conto, perché sappiate benissimo che noi dobbiamo raccogliere tutto. Comunque, andiamo avanti, visto che ci abbiamo lui che è super veloce. Porca paletta. Ah, ragazzi, attenzione. Attenzione. Non volevo investire nessuno, però... Sì, salutaci. Ok, ci siamo quasi, eh. Ma non sarà pericoloso? Nah. So quel che faccio io. Attenzione, Attenzione. La paletta. Sapevo quel che facevo. Un bel disastro. Sì, si è visto. Beh, dico la verità, non so se è stata sfortuna o se l'è chiamata tremendamente. Ah, anche lui costruisce. No, ok. Ok, quindi ci conviene costruire subito quest'altra parte qua. Poi magari i mattoncini ce li raccogliamo quando dobbiamo raccogliere. Aspetta, che tanto abbiamo capito che ci serve lui. Che fa questo? Ah, ecco, ruotiamo, e poi? Che fa? Porca paletta. Ci piace, BB-8, ok, vai avanti. Che c'è qua? Again? Ah, questa è la cosa della... Aspetta un attimo. No, mi sa che devo andare da qua, un altro po'. E vai, ok. Il primo l'abbiamo incollato, aspetta un po'. Ok, anche il secondo. Ci siamo quasi, penso. Non ci rompete niente. Attenzione. Che? Aspetta, che è questo? Allora, i personaggi con rampino, tipo Batman, come... Pooh. Aspetta. Oh! Grazie, BB-8. Mi dispiace per l'incidente, Pooh. Giuro che non accadrà più per questa settimana. Aspetta. Ah, continuare la storia, certo. Quello che so di mantenere. Galattico, ragazzi. Quindi praticamente qua ci possiamo tranquillamente muovere attraverso la galassia. Io non riesco a... Ragazzi, a volte resto sempre più carico di meraviglia. Ok, quindi naturalmente dobbiamo scegliere per continuare la storia Jakku. Ok, vai. Capitolo 1, assalto su Jakku, vai.
Ok, quindi iniziamo subito il primo capitolo, Assalto su Jakku. Naturalmente qui sicuramente avremo tutta la varia descrizione dove Luke Skywalker è scomparso in sua assenza. Il sinistro primo ordine è sorto dalle ceneri dell'impero con l'obiettivo di distruggere Skywalker, l'ultimo dei Jedi. Con il sostegno della Repubblica, il generale Leia, vabbè, Organo guida la coraggiosa resistenza e ha un disperato bisogno dell'aiuto di suo fratello Luke per riportare la pace e la giustizia nella galassia. Uno degli alleati della resistenza ha informato quest'ultima di avere ottenuto dati di importanza fondamentale che potrebbero essere d'aiuto nel suo obiettivo. Po, il miglior pilota della resistenza, è stato subito inviato. Noi sappiamo che Po è bravo, quindi sicuramente farà la sua polca figura. Dai, dai, facci giocare che siamo già abbastanza carichi. Non in quel senso, ragazzi, non fraintendete. Sto impazzendo. Ok, dai, dai. Entriamo nel vivo del gioco. Attenzione. Ce l'hai fatta, vuol dire? Aspettate un po'. Ok, la galassia si prepara. Chissà se inizia come prima, cioè che all'improvviso ci esce un'astronave. Attenzione. Ah no, questa volta è andata un po' più delicatamente. Tipo si rompe. Tipo. Mi sa che ti hanno... Cos'è quello? Questo comincerà a sistemare le cose. Ora, grazie a te, abbiamo una chance. Senza i Jedi non ci può essere equilibrio nella forza. Il generale la cercava da tempo. Il generale? Per me è Sua Altezza Reale. Oh! Devi nasconderti. E tu andare via. Ma che... Oh. Questi non sono armati, Se non hai un'arma, prendine una subito. Il primo ordine è alle nostre porte. Ok, va bene. Beh, noi ci abbiamo... Il primo ordine sta per arrivare. Che fa questa? Perché cammina così abbassata? Ok. Poi sicuramente si comporta... Ah, non ce l'ha la pistola, no, ce l'ha la pistola. Aspetta, vediamo un po'. Che è sto coso qua? Ok, sicuramente. Aspetta, però voglio capire bene che cosa dobbiamo fare. Ok, perfetto. Ah, no, vabbè, ma questo non serve a un tubo. Poi, cioè, in pratica qua ti nascondi, non ti vedono. Chi se ne... Ho capito, scusami, però io voglio cercare di capire... Allora, là penso che siano delle casse, quindi dobbiamo trovare delle casse. Nel frattempo, aspetta che forse qualcosa l'abbiamo trovata, Che è sta cosa qua? Vediamo un po', vai. Può essere che sia questa? Ok, là che ci sta, vediamo un po'. Cerchiamo di capire, perché forse... Ah, ecco, un deposito di armi è nella mia capanna. Ma l'alimentazione della porta è a secco. Vai, vai, iniziamo a girare. Aspetta, aspetta che... Ma perché non ho preso una porta normale? Se ci dici 30.000 cose, non capiamo una mazza. Le armi. Io devo controllare le fortificazioni. Allora, poi ti do un consiglio, spara a questa ragazza, parla un po' troppo. Allora, vediamo un pochettino se qua riusciamo a trovare qualcosa, perché vedo un paio di cassettine che ci possono essere di aiuto, Vai, poi costruisci. Me sa di sì. Che è sto coso? Ma che cavolo? Attenzione, ammazza, ragazzi. C'è un deposito vicino alla capanna di Tekka. Controlli? Sparano in aria così, quindi attenzione. Ok, quindi il primo l'abbiamo beccato. Bravissimo.
Che è qua? Aspetta, che qua c'è qualche altro. Ah, ok, vabbè. Ce lo becchiamo, stiamo qua, non fa niente. Ma tanto sappiamo benissimo che non ce n'è qui. Attenzione, Pooh, ti sei bloccato. Allora, vicino alla capanna, aspetta un attimo che... Che c'è qua? Che è sto coso? Oh, cavolo. Allora, ah, tipo... Che è sto coso? Allora, vediamo un po', vediamo di capire bene. Ah, ok, vai. Indovinato? Oh, allora, ok, là ci vuole un rampino. Poi mi sa che il rampino ce l'hai, Vediamo un po'. Aspetta, ho sbagliato, scusami, colpa mia, Poe. Colpa mia, colpa mia. Ma che è? Scusami, Poe, ma non capisco per quale motivo. Vai un po', vai così, vai. Ma che ce fai, Poe? Oh, ma... Tutta questa forza, che fine ha fatto? Aspettate un attimo, per quale motivo non riusciamo a... A tirare questa cosa. Aspetta, aspetta, aspetta un po'. Ok, vai, boh, vai, boh, vai, boh. Vai che ce la fai, vai che ce la fai. Ok, bravo. Hai combinato un mezzo mattoncino. Ho abbastanza mattoncini per costruire un paio di dispositivi utili. Ok, certamente. Allora, vediamo un po' di tutto questo che abbiamo costruito, che è. Ah, ok, mi serve lui. Vai. Vai, BB8. Attenzione. Ok, ruotiamo. Ah, ok, ora schizziamo in alto. Vai. Ce la fai. Bravo. E now... Puoi riutilizzare quei mattoncini se smonti il dispositivo che hai costruito. Sì, lo so, c'è bisogno di ripeterlo. Ci eravamo arrivati anche prima. Ok, che è sto coso? Aspettiamo un po'. Vai, vai, vai. Oh, attenzione, magari lo muoverei un pochettino più con cautela. Sennò questo ci fa una brutta fine, vai. Vai, vai, vai. Ok, vai. Ce la dovresti fare. C'è qualcuno che ti sta attaccando, BB8, non vorrei essere antipatico. Aspetta, ok. Bravo. Corrente. Ottimo, grazie. Grazie, a prego. A proposito, troveresti l'interruttore nascosto? Sarò sincero, non ricordo affatto dove sia. Vabbè, ma adesso stai un po' esagerando, però. Aspetta, Oh, attenzione. Bravo, un bel calcio in faccia però gliel'hai dato, È un po' violento, pure. Allora, vediamo un po' se qua c'è qualcosa che si costruisce, yes. Mi sa che la cosa di prima... Aspetta un attimo che qua non si vede una mazza. Aspetta, Scusami, ma non è che riesco a vedere bene. Vediamo un po'. Vediamo se sicuramente ci... Ecco, vai. Oh, bravo, bravo, bravo. Aspetta un po'. Vediamo un po', Ecco, vai così, vai così. Vai così. Che c'è? Aspetta. No, si è incartato. Aspetta, riproviamo un'altra volta perché ti vedo un po' in difficoltà, Ok, adesso vai. Vai così. Vai. Devi mantenerlo così, bravo. Ok. Corrente. Ci siamo? Non saltiamo in aria, Che vedo troppo nucleare da queste parti. Che è? Una fornace? No. Ok, se non è. Ma questa spara in continuazione. Il primo ordine alle nostre porte. Sì, ho capito. Questa spara in continuazione. Una mela. Oh! Vabbè, va. Va alla squadra. Mi sa che è meglio che fai in fretta, Aia. Dovremmo passare in mezzo per uscire. Oh cavolo, ragazzi, questa è veramente una situazione veramente molto molto critica. Chissà se può riuscirà a salvarsi. Comunque, spero come sempre questo video vi sia piaciuto. Non vi ricordate sempre di commentare, se vi mettete mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.